Venni Parì 2019, incontriamo in questa occasione il presidente di Confida, il dottor Massimo Trapletti. Buongiorno Massimo, bentornato. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti e grazie di essere ancora con noi seguendo il vending in Europa e nel mondo. Sì, tra l'altro proprio in questa occasione abbiamo presentato la nuova Vending TV in streaming, in live streaming internazionale multilingua. È l'occasione giusta e opportuna però per fare un aggiornamento rispetto alla normativa europea che disciplina la plastica. Una bella gatta da pelare, hanno approvato qualche giorno fa la direttiva europea sulla limitazione della plastica e dell'uso del monouso. Abbiamo tentato di convincerli che il vending non era un settore che potesse essere incluso in questa direttiva, lo abbiamo fatto con Confida e con Eva a livello europeo attraverso i parlamentari italiani che c'erano e che ci hanno seguito, non ci siamo riusciti perché è diventato uno spot elettorale ed è molto facile parlare dell'inquinamento dei mari quando in effetti l'Italia e soprattutto l'Europa rappresenta oggi il 4 o il 5% dell'inquinamento marino. Quindi come sempre vogliamo dare l'esempio e nel dare l'esempio in questo caso l'Europa ha condannato dei settori che per l'Italia sono delle leadership, come la costruzione del monouso, come delle palette, ma non solo, anche dei bicchieri, dei piatti. Noi in Italia siamo leader nella produzione di questi materiali, siamo leader nella produzione delle acque e quindi i PET sono coinvolti. L'Europa dice nel riciclo, in Italia dicono qualcosa d'altro e il vending soprattutto, perché si vendono 750 milioni di bottiglie di acqua all'anno, rappresenta circa il 25-30% del fatturato del settore. Limitare o addirittura abolire l'utilizzo di questi materiali per il nostro settore vuol dire avere tanti problemi. Io ho fatto presente a tanti politici che potrebbero rappresentare tante persone a casa, qualcuno mi ha risposto che se ogni volta che si vuole fare qualcosa si mette davanti il rischio di perdere posti di lavoro non si farebbe nulla. Vuol dire che interessa poco la nostra leadership come Italia e guardano più a spot elettorali che possono tornare utili solo esclusivamente ad alcuni partiti. Quali sono le prossime mosse? Oggi 2 aprile ci troviamo a Parigi, ci sono delle iniziative organizzate proprio in collaborazione con Confida. Sì, noi oggi dopo che l'Europa ha approvato la direttiva dovrà essere recepita in Italia. E noi stiamo cercando, abbiamo organizzato un incontro a Roma nel Senato, nella Camera al Senato, dove parteciperanno molti politici e soprattutto organizzato insieme a Fare Ambiente, insieme a Corepla, Confida, Corepla e Union Plast, dove parteciperanno, praticamente mettiamo insieme il mondo dell'industria o delle associazioni industriali con quello della politica per fare chiarezza sulla direttiva, come dovrebbe essere applicata o recepita in Italia e soprattutto facendo presente ai nostri politici che non possono sempre non considerare le ripercussioni di decisioni che prendono in Europa e che noi non riusciamo mai a farci rispettare per quello che valiamo. Io mi auguro e auguro a tutto il settore che il modo di recepire questa normativa europea da parte del governo italiano entro il 2021 non vada a penalizzare quelli che sono le vere eccellenze italiane in termini di produzione e distribuzione delle plastiche, che nel caso poi del vending sono assoggettate a un'iniziativa importantissima che è Rivending. Assolutamente sì, perché noi non andiamo soltanto a lamentarci. Noi prima di lamentarci per quello che non fanno i politici stiamo facendo cose e come al solito noi siamo più operativi che teorici. Abbiamo iniziato con un progetto su Parma che poi adesso è stato allargato anche a Udine insieme all'IREM
e ha un fornitore di prodotti monouso che è Flo, insieme a dei gestori che sono Gesa, IVS, Argenta, con i quali stiamo portando avanti il concetto vero della direttiva, quello del riciclo, perché la direttiva non dice di eliminare, a parte le palette, i prodotti, bicchieri o bottiglie dell'acqua minerale, la direttiva dice di riciclarli, quindi noi vorremmo dimostrare che è possibile il riciclo, addirittura arrivando al punto che fra bicchieri e palette che sono di polistirolo 100% riciclabili si possono ricostruire palette e bicchieri, e quindi un discorso di economia circolare a tutto tondo come vuole la direttiva, e portare questo, e lo porteremo in Senato il 17 di aprile, dimostrando che è possibile farlo, che non bisogna abolire, bisogna gestire il problema dei rifiuti e della plastica incentivando magari il riciclo. Assolutamente sì, è quello che noi è lo spirito poi della direttiva, che poi i nostri politici, nel ministro in prima persona Costa, decidano che invece bisogna eliminare, questo non va né nell'ottica della direttiva né nell'ottica di salvaguardare le aziende italiane, e che è questo che noi non possiamo accettare e che vorremmo cercare di far capire ai nostri politici il 17. Grazie Massimo, ne saprete di più seguendo vennintv.it e venninews.it attraverso gli articoli che quotidianamente proponiamo a tutti gli addetti ai lavori. Grazie per la disponibilità. Grazie a voi e alla prossima.